Grazie, ho concesso. Allora, scusate, niente di nuovo sotto il sole, nel senso che, visto che abbiamo parlato di energie rinnovabili, non è un progetto innovativo, altamente tecnologico, eccetera, eccetera, ma vuole essere semplicemente un progetto che contribuisca a innovare la vita delle persone. Next. Ok. L'ho chiamato Multipolis, ma semplicemente per dargli un nome, per presentarlo. Allora, il fulcro, è un laboratorio di cucina e pasticceria dove le persone, soprattutto i bambini, perché mi rivolgo loro, perché ce l'hanno, possono imparare a cucinare. Quindi sia bambini sia adulti. Collegato a questo c'è un coffee bar dove si possono consumare i prodotti che vengono realizzati nel laboratorio di pasticceria, ma vuole essere anche un centro di socializzazione. Facciamo un esempio concreto. Se vogliamo creare una sorta di asilo nido per i bambini, attingiamo a quelle che sono le competenze delle mamme, no? Che già accudiscono i bambini, che magari con l'aiuto di un consulente esterno possono creare uno spazio per accudire i loro bambini, quindi in autogestione. Vuole essere anche un centro di promozione della comunità. Facciamo un altro esempio molto concreto. Se a un gruppo di singolo, un gruppo di famiglie si vogliono mettere insieme perché sono stanchi di pagare 800-900 euro di affitto da soli, ma vogliono creare una comunità dove poter vivere insieme e creare un modello di vita più sostenibile, allora questo centro fornisce non tanto finanziamenti e cose di questo genere, ma tutto quello che può essere utile per accedere ai finanziamenti, capire se ci sono degli spazi, come realizzare queste cose. Quindi, pur essere semplicemente un centro anche dove, stamattina sentivo parlare di isolamento oggi pomeriggio, dove le persone che hanno voglia di parlare vengono lì al coffee bar, consumano, non consumano, parlano con qualcuno, girano con un computer per collegare internet, possono farlo. Cioè vuole essere veramente un centro dove tutti quanti possono attingere, single, famiglie, visto che viviamo, diciamo, in un luogo dove c'è tutta una tradizione enogastronomica importante, allora attingiamo questa tradizione. Quindi si vogliono creare degli strumenti per la comunità. Creare una rete, quindi mettere insieme delle competenze.